In molti stanno parlando di quella che potrebbe essere una grande, grossa crisi relativa ai mercati classici, cioè quelli delle stocks, eccetera. Come impatterà o come potrebbe impattare una crisi sui mercati che riguardano le stocks anche sulle criptovalute? Bitcoin seguirebbe quello che è l'andamento magari negativo dei mercati delle stocks nei prossimi mesi oppure riuscirebbe ad avere un po' di forza? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video un po' diverso dal solito dove andiamo a rispondere a questa domanda, cioè cerchiamo di capire i grafici attualmente che cosa ci stanno indicando, quello che è l'analisi di alcuni dati, sostanzialmente che cosa ci sta dicendo relativamente al fatto se Bitcoin nei prossimi mesi, eventualmente ci fosse una crisi sui mercati classici, potrebbe resistere o meno a questo impatto. E ci sono dei dati abbastanza chiari in questo momento e anche un po' di puntini che si stanno unendo, formando una figura, una raffigurazione, un po' andando a farci scoprire forse quelli che sono effettivamente i piani del mercato. Allora, ragazzi, prima di andare avanti, ovviamente lancio la moneta per vedere questa settimana che dice che sarà negativa per quanto riguarda i mercati. Ai 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 ai. In realtà stiamo in barra di congestione già da un po' di tempo per quanto riguarda Bitcoin e soprattutto nei giorni dopo il grande crash del 5 di agosto e il recupero del 8 di agosto non è successo niente. Una barra di congestione laterale ribassista che si sviluppa tra un massimo di circa 62.000 dollari e un minimo di circa 56.000 dollari. In pratica sta oscillando in questo modo. Abbiamo già posto un po' il dubbio sulla pericolosità della continuazione di questo movimento per quanto riguarda la questione ciclica, perché siamo in un ciclo mensile che ha già molti giorni sviluppati, quindi più si va avanti, per esempio già andando avanti nella giornata di domani, da domani in poi diventa estremamente rischioso la continuazione di questo movimento di natura laterale, perché dovremmo assistere ad un rimbalzo di Bitcoin e soprattutto al tentativo del superamento di quota 62.000 dollari, 63, quindi quella zona lì di pricing. Se non ce la fa, aumentano sempre di più i rischi che questo ciclo mensile appartenga ad un trimestrale iniziato su questo minimo e che è già vincolato al ribasso. E una cosa del genere non sarebbe per niente buona per i prossimi mesi, proprio per i mercati delle cripto. Andiamo a fare una cosa, ragazzi, andiamo a vedere un po' un'analisi ciclica relativa ad Ethereum che l'abbiamo un po' snobbato, poi rispondiamo alla domanda andando ad analizzare in maniera congiunta Nasdaq 100 con Bitcoin, che cosa stanno facendo? La posizione ciclica di Nasdaq 100 sulla base di quelli che sono i cicli lunghi, ad esempio il ciclo annuale, e poi la posizione ciclica invece di Bitcoin, sempre in base al ciclo annuale, ma anche e soprattutto insieme proprio a Nasdaq 100. Allora, iniziamo con la questione Ethereum, che è una grafico, lasciatemelo dire ragazzi, molto brutto e anche pericoloso nelle ultime parti, negli ultimi mesi. Dal mese di marzo in particolar modo, Ethereum non è riuscito in nessun modo a mantenere un trend accettabile, è virato in un trend ribassista e anche meno laterale di prima, perché con questa fase di crash i 6 mesi attuali sono diventati ribassisti, non con una pendenza molto importante, però comunque non è neanche un laterale. E questo si evince anche dalle oscillazioni del prezzo, che per esempio ha fatto circa il meno 43% da chiusura a chiusura, senza considerare le shadow, perché in quel caso è anche di più, perché la shadow è arrivata fin qui, quindi sarebbe un meno 50% dai massimi del marzo 2024, e quindi in sostanza meno 50% è sicuramente un trend ribassista, anche se non è molto pendente rispetto ai precedenti rialzi. Questo è vero, però è certamente un trend ribassista. Tra le altre cose, c'è un problema molto grave da risolvere con ETH, ragazzi, e questo porta anche alla luce un po' la difficoltà del settore altcoin in questo momento, che subisce un po' l'impatto di una Ethereum estremamente debole, anche se Solana comunque sta facendo la voce grossa, sta facendo il leone in questi anni.
però Ethereum è molto debole, quindi l'alt season in generale non è mai arrivata in maniera importante. A novembre abbiamo avuto una mini alt season come ci attendevamo, però poi dopo quello che doveva avvenire da giugno in poi non è mai avvenuto, e questo è anche dovuto alla debolezza di Ethereum, senza ombra di dubbio che proprio da qui, che era appunto giugno-luglio, questa zona qui doveva sviluppare un trend nuovamente rialzista, non c'è riuscito, addirittura invertito e indicato un trend di natura ribassista. Allora, qui su ETH abbiamo una problematica che adesso andiamo a vedere anche per esempio su Bitcoin, non è così evidente come su Ethereum, e anche questa la forza attuale di Bitcoin rispetto al mercato delle altcoin. Allora, in sostanza c'è un problema: se l'annuale di Ethereum è iniziato da questo punto, va bene, da questo punto qui, e il precedente annuale andava da maggio-giugno del 2022 fino al novembre, dovrebbe essere 2023, allora qui abbiamo un annuale standard per il mercato cripto, la regione del cripto, 480 giorni, un po' lunghetto, ma comunque nulla di che rispetto al fatto che è comunque un annuale rialzista. Ciò significa che in pratica, ragazzi, da qui dovrebbe essere iniziato un nuovo annuale che presumibilmente avrebbe almeno un 450 giorni, e questa fase ribassista dei giorni scorsi, dell'inizio del mese di agosto, non lascerebbe scampo teorico ad ETH a meno di anomalie che adesso vi spiego, e quindi indicherebbe che da qui, almeno di rimbalzi del genere, noi continueremo a scendere fino al raggiungimento e alla chiusura del ciclo annuale attuale, quello iniziato all'ottobre del 2013. Non novembre, ragazzi, era ottobre qui, scusate, e dovrebbe portare la sua chiusura standard a gennaio, febbraio del 2025. Questo significa che probabilmente il Q4 relativo alle cripto, se dovesse essere questo standard, questa view, quella che i mercati prenderanno, probabilmente non sarà così florido come ci magari aspettiamo. Io stesso un po' di dubbi li ho ancora, perché c'è anche un'altra versione a questo discorso qui, cioè un'anomalia che però farebbe coincidere tutto l'andamento di ETH proprio con quello di Bitcoin, cioè il fatto che l'annuale non sia iniziato quello precedente al 22 di giugno, ma bensì al 22 di novembre, come quello di Bitcoin, e che questa struttura faccia parte del precedente ciclo ed è indicativa come una lingua di Bayer corta, si definisce così, cioè un'anomalia ciclica dovuta al fatto che in quel periodo lì Ethereum passò al proof of stake, dal proof of work, e quindi qualcosa cambiò, ci fu comunque un'impennata di prezzo notevole, e poi il mercato non riuscì magari a riassorbirla completamente. Quindi se questo ciclo non appartiene al nuovo annuale ma al precedente, allora qui c'è una possibilità, perché in questo caso anche TH sarebbe su un ciclo biannuale di natura ternaria ed avrebbe un 324 giorni, che quindi si chiamerebbe appunto un altro ciclo da circa 300 qualcosa giorni in chiusura verso settembre-ottobre, quindi 350 circa. In sostanza qui sarebbe iniziato l'ultimo trimestrale corto che andrebbe a chiudere i giochi prima di iniziare una nuova fase annuale. Questa è, ripeto, questo scenario è l'unico scenario rialzista verso la fine dell'anno per Ethereum. Non ci sono altri scenari rialzisti. Quindi o è avvenuto questa forma di anomalia, ed è quello che vi sto dicendo, ragazzi, oppure non c'è scampo per ETH, dovremmo assistere a una fase di ancora riflessione ed eventualmente anche ritracciamento fino alla chiusura dell'annuale. Quindi o l'annuale è strutturato così e questo ciclo è appartenente al precedente annuale, e quindi qui siamo in un movimento che ha questa natura di forma ternaria come Bitcoin, questo infatti aumenta un po' le probabilità di Ethereum di trovarsi effettivamente in questo tipo di ciclo, altrimenti sono cavoli, perché ce ne andiamo a gennaio febbraio del 2025. Lo scopriremo subito
cioè tra pochissimi giorni. Perché? Perché questo ciclo attuale che è iniziato su ETH è sicuramente un nuovo trimestrale, è anche più forte di quello di Bitcoin, e qui io ho inserito vicino a settembre 54-60 giorni. Secondo me, se vuole chiudere la struttura dell'annuale, non andrà oltre 65 giorni, cioè oltre alla prima decade di ottobre. In pratica qui dovremmo assistere tra un po' a una fase di debolezza per chiudere questa struttura e poi ripartire, ma ahimè c'è un punto che unisce tutti e due gli scenari, cioè a meno di anomalie che in questi scenari non stanno né in piedi né in terra, ragazzi, questo ciclo attuale di ETH sarà debole. Questo è il problema, cioè non ha la forza, non dovrebbe avere la forza di fare grandi numeri. Magari può rimbalzare, può fare un doppio minimo come io lo sto strutturando qui, quindi può ancora rimbalzare, fare anche una cosa del genere, però poi dopo andrà a chiudere in questo modo. Quindi se siamo nello scenario quello peggiore, ovviamente questi cicli saranno tutti ribassisti fino alla chiusura dell'annuale. Se stiamo nello scenario quello migliore, che ne manca solo uno e poi parte un nuovo annuale, anche quello che manca è comunque ribassista o tendenzialmente laterale ribassista, cioè fa un doppio minimo. Quindi un po' stride, no? Questo mese di agosto, fine agosto, più anche settembre intero, attenzione ragazzi sul mercato delle cripto, perché i dati sulle altcoin non sono così floridi. Poi magari il mercato scioccherà tutti quanti facendo delle cose che non abbiamo previsto, però la probabilità attualmente è, volge verso questi scenari, quindi andare magari a eccedere con il rischio non è proprio una genialata. Sicuramente i mercati possono fare qualsiasi cosa, però questi sono gli scenari più probabili entrambi, perciò no, magari andare a rischiare tanto non vale la pena. Se lo fate, mettete lo stop loss, proteggetevi, che comunque non fa male, e a prescindere insomma dalla questione. Ora, la questione è che sulle altcoin quindi sembrerebbe ci sia almeno un altro mese di debolezza, e che quindi questa analisi ci porta al secondo punto del video, cioè se ci sarà un crash dei mercati classici di Nasdaq soprattutto, come influenzerà il mercato delle cripto dal punto di vista delle altcoin. Guardando ETH abbiamo visto che ancora la fase è abbastanza debole. Andiamo a vedere Nasdaq dov'è e che cosa sta facendo, perché da lì ci ricaviamo anche un po' il legame con Bitcoin, andando a guardare poi questo grafico qui. Allora, Nasdaq ha iniziato un nuovo ciclo trimestrale o lungo da questa fase qui, che poi tra le altre cose, se andiamo a ragionare sul minimo è un pochettino più avanti in close, se andiamo a ragionare sulla shadow è un po' prima, ma in sostanza questo è il rimbalzo che teoricamente sempre potrebbe essere quello del gatto morto. Intanto da questa struttura di minimo abbiamo visto un sacco di candele verdi, proprio veramente tante candele verdi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giorni di fila, tutti verdi, quasi un po' pilotati in questa zona di agosto poco volatile dove non c'è granché da fare. Però poi qui ci sono dei dati. Intanto il dato più importante è il raggiungimento del famosissimo livello 0.8786 di Fibonacci, pericolosissimo per un rimbalzo, perché è il simbolo del rimbalzo del gatto morto per eccellenza. Quindi ancora ci deve arrivare, intanto è fermo a 0,61, uno degli altri livelli più importanti. Questa zona è una zona off limits che andremo a indicare per esempio con un rettangolone, quindi tutta questa zona qui è completamente off limits per quanto riguarda Nasdaq. Se non la supera in quest'area diventa molto pericoloso, anche perché la struttura annuale di Nasdaq 100, che è iniziata all'ottobre del 2023, si trova nel secondo quadrante semestrale, e in particolar modo nell'ultimo trimestrale, che tendenzialmente è di natura ribassista, quindi dovrebbe in pratica fare una roba del genere, e dovremmo assistere alla chiusura dell'annuale che, guardate un po', è strutturato per circa ottobre-novembre del 2024. In pratica ci sta dicendo questo grafico che se
L'annuale di Nasdaq 100 si svolge in maniera naturale, come da teoria ciclica proprio dipinta, diciamo così. Andremmo ad avere probabilmente un trimestrale debole come quello attuale, che è iniziato con forza all'inizio, ma poi dovrebbe appunto virare in debolezza, e avverrà tra pochi giorni una cosa del genere. Ce ne accorgiamo già da fine mese di agosto, i primi di settembre, per poi andare a costruire una spirale di natura ribassista che chiude l'intero ciclo annuale. Attenzione, perché qui non è un disastro neanche per i mercati classici, in quanto comunque stiamo parlando di un annuale altamente rialzista sul Nasdaq, che non fa altro che chiudersi. Poi è da qui in poi che scattano le mille alert, cioè il nuovo annuale sarà quello pericoloso eventualmente, cioè quello che riguarderà l'anno 2025. Se quell'annuale lì sarà vincolato ribassista, apriti cielo ragazzi, lì succede un disastro, ma di questo ne parleremo poi l'anno prossimo ovviamente. Allora, detta questa fase, in pratica ci porta ad una altra struttura conclusiva, cioè come dalle altcoin ed Ethereum sembra che ci sia un'attrazione verso i mesi di settembre-ottobre, che non era prevista in realtà all'inizio tanti mesi fa, ma che sembra stia andando tutto verso quella direzione. Ora andremo a vedere, perché se Nasdaq supera l'area che vi sto dicendo, ovviamente questo scenario potrebbe essere invalidato, però io un po' di dubbi li ho al momento, anche per via del fatto che la Federal Reserve dovrebbe iniziare il ribasso dei tassi. Questo non aiuta i mercati entro il breve, lo aiuta poi magari nel lungo periodo, però di solito nel breve periodo statisticamente i mercati poi vanno un po' down. E tra le altre cose, ragazzi, questo scenario si sposa molto bene anche con la questione ciclica di Bitcoin, che ha necessità di portare questo nuovo ciclo mensile senza ombra di dubbio, ma poi anche probabilmente un altro ciclo mensile, perché qui abbiamo iniziato senza dubbio un nuovo trimestrale ed è vincolato al ribasso anche su Bitcoin. Quindi se questa cosa va avanti anche su Bitcoin in questo modo, dovremmo avere un mensile ribassista e poi un probabile o possibile successivo mensile, o una lingua insomma di una ventina di giorni, che ci porta alla prima decade di ottobre anche per Bitcoin. Quindi tutto se ne va in pratica ottobre-novembre come se fosse una cascata, cioè partendo da Nasdaq 100, quindi da quelli che sono i mercati classici. La informazione che noi abbiamo a livello ciclico è questa: se i mercati classici vanno verso un crash nei prossimi mesi, settembre-ottobre e i primi di novembre, ed è la probabilità è ciclicamente abbastanza alta, non è ovviamente una certezza, sempre di probabilità parliamo, però è abbastanza alta, di conseguenza le cripto sembrerebbe che possano seguire quell'andamento con grande tranquillità, perché anche lì a livello ciclico abbiamo una confluenza verso quella zona di tempo estremamente alta, e questo non fa assolutamente bene. Ma più che altro vi volevo far riflettere su questo grafico, il grafico che nel 2022 ci ha indicato il minimo di Bitcoin della struttura del bear market di Bitcoin, ci ha fatto salire un po' su questo trend. Qui è evidente che ci sia una struttura ciclica di natura ternaria con un ciclo che si sta delineando, ma attenzione, qui è anche abbastanza evidente che il ciclo centrale annuale è stato già chiuso. Se così fosse, a livello tempistico anche su Bitcoin potremmo avere un'anomalia per la prima volta, e dovremmo andare a considerarla, cioè la struttura di Bitcoin chiusa su questo minimo del 5 luglio che si è vincolata al ribasso. Ora, fino alla chiusura di questo mensile attuale, noi non dobbiamo parlare di questa cosa. Perché? Perché questa struttura può essere un'anomalia che si chiama lingua di Bayer, che ha chiuso solo su Bitcoin l'annuale. Quindi, fin tanto che regge questo minimo, questo fenomeno del ribasso è attutito. Però, cosa succede? Se i mercati classici vanno in down, ragazzi, quello che è successo è abbastanza evidente. Nelle settimane di crash, cioè questa qua, 1, 2 e 3, non è che le cripto hanno performato meglio del mercato classico, hanno fatto 3 settimane di ribasso. Bitcoin rispetto al Nasdaq ha perso di più.
Questo è il discorso. E poi anche nell'ultima settimana Bitcoin ha perso molto di più e Nasdaq ha recuperato. Quindi, in sostanza, se qui è iniziato un nuovo annuale, questo non è un bene annuale. Quindi, ancora una volta, è importantissimo che questo minimo non venga rotto in tempi molto stretti. Cioè, se lo fa a distanza di pochissimi giorni, cioè proprio tra una settimana o due, potrebbe essere accettabile come un raccordo appunto lingua di Bayer, ma se non è così. È comunque già una forzatura quello. Io farei molta attenzione, ragazzi, perché un vincolo di Bitcoin contro Nasdaq di natura ribassista è il cigno nero del mercato cripto ed è quello che noi non dobbiamo vedere perché ci porta fino al 2025 in uno scenario che per la prima volta si andrebbe a verificare proprio sul settore delle cripto e non è quello che noi stiamo attendendo, ragazzi. Ora, i dati attuali, quelli che sono dati già eseguiti, non previsioni, non scenari, non niente. Non danno indicazione di questo scenario, però questo scenario si sta delineando, quindi dobbiamo iniziare a considerarlo. Ciò non significa che avverrà. Noi lo consideriamo, ma fin tanto che reggono alcuni livelli importanti, come per esempio il minimo della giornata del 4 di agosto per quanto riguarda Bitcoin, allora siamo ancora in situazione safe. Soprattutto questo mensile deve essere di natura rialzista, cioè non chiudere al di sotto di questo minimo appunto, e il successivo deve rompere i massimi di questo ciclo mensile, che al momento sono questi. Quindi poi andremo a controllare questi due valori. Se questi due valori si metteranno in posizione positiva, allora potremmo delineare la chiusura dell'annuale avvenuta ad agosto per quanto riguarda Bitcoin. Per Ethereum invece dovremmo attendere e comprendere questa cosa. Ma se questa roba non avverrà, avete capito che l'influenza negativa di un crash dei mercati classici su Bitcoin e sulle cripto immediato nei prossimi mesi sarebbe negativa, ragazzi, e sposterebbe per la prima volta nella storia della struttura ciclica di lungo periodo di Bitcoin, sposterebbe i mercati cripto e Bitcoin stesso verso un'altra forma ciclica per la prima volta possibile? Assolutamente sì, perché ricordatevi, i mercati fanno sempre quello che vogliono e non è collegabile al passato, assomigliano al passato, quindi c'è una somiglianza. Ma spesso poi cambiano le carte in tavola perché alcuni dati di natura macroeconomica magari non si mettono insieme. Questo è, io sono ancora fiducioso, però questo scenario ve lo volevo dire, ve lo volevo mostrare e quindi rispondere alla domanda: che succede se i mercati classici crashano? Succede che è meglio che chiudiamo il computer. Ciao a tutti ragazzi, buon inizio settimana!